ti veniamo a prendere, tanto questo è tipo un furgoncino, quindi non è un problema, cioè come vuoi tu, dico non. Sì, come? Ok, perfetto. E ci vediamo lì. È lui? Preparato Sì. Però, vabbè, vediamo. la vittoria. C'est lui, c'est lui là le mec qui schéma là a priori. Sposti su. Però magari mo non lo riprendere. Ok. Tra. A chi sono io? Che domande. Niente, una persona tranquillissima, una persona che fa una vita normale, che lavora, però ho lavorato come magazziniere per anni. Ho aperto un'attività che poi l'ho chiusa, è andata un po' male, l'ho chiusa. E attualmente sono in attesa di questa risposta lavorativa. Ma io fino all'età di, fino ai 12 anni ho vissuto a Forcella e abitavo con mio padre e mia mamma a Forcella e andavo nelle scuole elementari nella Maddalena, nella Duquesca. E avevo mio padre sempre, cioè quando mi ritiravo a casa, io con mio padre non parlavo nemmeno in dialetto perché lui ci teneva che si parlasse in italiano, ci teneva a far crescere i propri figli in maniera di quello che lui non ha mai avuto alla scuola, di far crescere in maniera sana i figli. Era un po' padrone, però perché lui voleva, era attento ai figli, era attento al fatto che tutto quello che lui non aveva avuto dai genitori voleva che i figli avessero. Poi mio padre ha voluto cambiare totalmente abitazione e siamo andati ad abitare nella zona Chiaia. E per me, quando lui mi disse di andare ad abitare lì, io in verità non è che mi piaceva andare ad abitare lì, perché per me era come andare a Milano, era per me proprio un'altra dimensione, un altro mondo, dove i ragazzi poi non erano i ragazzi di Forcella, erano tutti altri ragazzi, per me era un altro pianeta. Mio padre era duro, molto duro, era una persona che quando uscivo dalla scuola lui si metteva e voleva vedere se c'erano i compiti che mi aveva lasciato la scuola e si metteva vicino a me se i compiti erano stati fatti. E io sempre con quella paura di non prendere qualche schiaffo e avevo paura di mio padre, molto paura di mio padre. Dopo pochi mesi che abitavamo a Chiaia, una notte fu arrestato. La mattina mia mamma mi sveglia per mandarmi a scuola e mentre ci fa la colazione ci dice che mio padre la notte è stato arrestato. Lì per lì ho sentito una liberazione, perché mio padre poi è stato per 4 anni in carcere, però noi in quei 4 anni io e mio fratello avevamo perso ogni punto di riferimento che mio padre ci aveva dato, no? Tutta un'altra vita. Io non fumavo nemmeno, poi ho iniziato a fumare, ho iniziato a conoscere lo Spinello, ho iniziato a conoscere la coca, ho iniziato a conoscere tante cose. Mio padre già dal carcere si preoccupava di me, di mio fratello, no? Ha cercato in tutti i modi, dal carcere stesso, perché era la paura sua, dei figli, un'età molto importante, 12 anni, no? 13 anni, 14 anni, è un'età determinante e lui era. Cioè si trovava
è stato un incubo per lui, perché vieni etichettato come un Giuliano, vieni detto che sei un camorrista, che poi non era proprio non era vero. È stata perseguitata, nonostante poi i figli abbandonati, la sua preoccupazione eravamo proprio noi. E purtroppo poi mio padre, quando è uscito, ci ha trovato rovinati, insomma. Cioè io il sabato e la domenica uscivo, mi drogavo. Andavo a scuola e venerdì, sabato e domenica mi drogavo. Rubavo in casa i soldi di mio padre nascosto e mi drogavo. Dopo poco è morto mio fratello, perché mio fratello aveva conosciuto l'eroina. Poi dopo che è morto mio fratello si sono separati mia mamma e mio padre. Poi in quegli anni, dalla morte di mio fratello, mio padre comunque stava facendo un suo percorso suo di un percorso suo di interiorità, un percorso di crescita sua. Mio padre era una persona, è un ribelle, una persona fuori dal comune. E queste persone qua, secondo me, non vanno mai bene alla società, perché danno fastidio. Sono persone che svegliano le coscienze delle persone che danno messaggi di verità, sono persone che pericolose. Io reputo mio padre una persona illuminata, ma non perché è mio padre, perché lui ha fatto un percorso, lui la chiamava catarsi, un percorso interiore che ogni uomo, secondo me, dovrebbe fare. Mi ricordo che mio padre, quando inizialmente che usciva per televisione, è stato proprio minacciato da qualche mio zio, ha tentato di minacciarlo. Lui aveva un'attività a Forcella, un garage, l'ha chiuso il garage. Però un po' lo temevano, perché mio padre era molto silenzioso, una persona parlava pochissimo, faceva più fatti, era una persona che faceva fatti. Stava scendendo da Via Tasso, che è una delle strade, diciamo, più accorzate di Napoli, ed era su uno scooter con la compagna a bordo. Si sono affiancati due killer a bordo di un'altra moto e gli hanno esploso contro, non si sa ancora quanti colpi di pistola, sicuramente almeno uno alla testa. In quel periodo, che era l'84, i miei zii governavano Napoli a livello camorristico. E in particolare c'era mio zio Luigi, che io, per me era un dio. Era ricercato e si nascondeva spesso a casa di mia nonna, la madre di mia mamma. Ed era una festa quando veniva lui, perché portava soldi, portava potere, ti sentivi il nipote. Mi ricordo che ti mandava a comprare un dentifricio, uno spazzolino, ti dava 100.000 lire e ti faceva prendere via il resto, che tu lo pagavi 4-5.000 lire. Quando mio zio era ricercato e si nascondeva, io vedevo armi, mi mettevo la pistola addosso, accompagnavo mio zio sulla Vespa girando per Napoli nonostante fosse ricercato. Mi piaceva sentirmi potente, mi piaceva sentirmi il nipote di uno che comandava tutto Napoli. Non dovevo fare niente per diventare, ero già. Magari uno per far crescere deve fare degli omicidi per... Io ero il nipote di uno dei boss più potenti di Napoli. E quindi
come essere il nipote di un re, no? Ma anche adesso in maniera negativa, però comunque 12 anni, che vuoi capire. Da piccolino io quando andavo nei vicoletti salutavo mio zio e sapevo che salutando mio zio mi sfilava 300-400 mila lire e me li dava. Oppure altri miei zii erano ricercati, ad esempio i miei zii della ditanza se le sono sempre fatte a casa loro. E cioè io, mio zio Carmine che si nascondeva in un palazzo, che nel palazzo c'era un basso che c'è ancora, e lui chiudevamo il palazzo, ovviamente all'interno eravamo 50 persone, all'esterno altri 150, e tra telecamere, che poi venivano rotte le telecamere, poi venivano rimesse un'altra volta le telecamere, e mio zio viveva lì. Io mangiavo con mio zio la battutina, lui aveva anche la sala biliardo che si giocava, e si rimaneva lì tutta la notte. Poi mio zio andava a dormire verso le 7, le 8, le 9 del mattino, le 10 del mattino, e si svegliava alle 8 di sera un'altra volta. Si svegliava, si faceva la doccia e si ricominciava un'altra volta la notte. Poi c'era quelli che sostituivano quelli che avevano fatto la notte, e venivano quelli della mattina, che andavano a dormire la sera, la mattina rimanevano giù in giro con la Vespa a girare, a fare i servizietti per la moglie, si faceva così. Tra mio zio Luigi e mio zio Carmine erano i due miei zii che ero molto legato. Con mio zio Luigi mi sento, cioè qualche volta mi sento per telefono e parliamo. Lui è una persona che vuole vivere in pace, vuole stare tranquilla, non vuole nemmeno parlare a qualcuno, lo vuole intervistare, ma lui non vuole. Infatti lui dice non farti intervistare. E qualche volta è capitato con lui di andare a sparare a una persona.